E siamo con Alessandra Fazio, che ha scritto un meraviglioso libro dal titolo Diario di quarantena. Perfetto. Come mai hai deciso di scrivere un diario durante un periodo di quarantena? Ma sai, io il 9 mattina, il 9 marzo, che era il primo giorno di quarantena, mi sono svegliata, ho guardato il muro di fronte a me e ho detto: ma io da oggi cosa farò? E allora ho deciso di, insomma, iniziare a scrivere questo libricino, che poi in realtà è nato appunto come un diario, un semplice diario. Quindi io ho annotato lì quotidianamente tutto ciò che succedeva, tutto ciò che sentivo, quindi emozioni, sensazioni, tutto ciò che chiaramente che poi abbiamo condiviso tutti, perché è stata una pandemia a livello mondiale che quindi ha colpito tutti inaspettatamente e sicuramente come dire, cioè abbiamo condiviso queste Sì, emozioni, queste abbiamo sensazioni. condiviso e ha stravolto un po' tutti poi. Diciamo che. Sì, ha stravolto un po' tutti, quindi io ho pensato di iniziare a scriverlo chiaramente per me. E poi ho pensato che sarebbe stato bello magari poi un giorno rileggere tutto ciò che effettivamente era accaduto, perché quando lo scrivi sul momento, quando scrivi qualcosa sul momento, è chiaro che poi insomma riesci anche col tempo a ricordare quello che hai provato quando l'hai scritto, perché è stata una Esatto. cosa quindi scritta cioè nell'immediato, no? Sì. E quindi ho deciso di fare così, insomma, di scriverlo per questo, però chiaramente per me, cioè ho iniziato con Esatto, l'idea che che appunto fosse dovesse soltanto comunque ricordarmi. sì, uno sfogo e basta. Quando hai Sì, pensato anche perché che potesse diventare insomma poi un libro, appunto? In quale momento? no, all'inizio completamente. Poi col tempo non lo so come mai, ho detto ma sai che c'è, ma quasi quasi lo condivido. Iniziamo a scrivere magari anche in maniera più, come dire, più consona, insomma, a quella che è la struttura, diciamo, di un libro. Quindi ho detto vabbè, sai che facciamo? Facciamo che quasi quasi lo pubblico e vediamo cosa viene fuori. Esatto. Ma per te è Anche perché penso che stato, diciamo, come? per te è stato uno sfogo anche, diciamo, a livello interiore, giusto? Sì, anche perché sai, durante la quarantena, che chiaramente hai vissuto anche tu, Sì, sai anch'io. benissimo che ci sono giorni in cui effettivamente sei più tranquillo, giorni in cui sei più turbato, giorni in cui non ti va di fare niente, o magari giorni in cui sei Tanti talmente giorni, attivo esatto. perché chiaramente non potendo far nulla al di fuori, devi trovare qualcosa da fare a Certo. casa. E quindi, insomma, sono giorni tutti diversi tra loro. Ogni giorno successivo è chiaramente diverso dal precedente. E quindi, visto che ti ripeto, è stato un po' così per tutti, ho Esatto. cercato, diciamo, di Io poi di infatti, renderlo pubblico per questo leggendo motivo. il tuo libro, mi sono ritrovato dentro le tue parole, perché ovviamente è questo che abbiamo passato un po' tutti e appunto penso servirà un po' a tutti, sia come riepilogo, certo, anche come riepilogo, ma anche come diciamo la storia, no? Quella storia mai scritta che rimarrà così perché. Magari non si troverà su libri di storia o quant'altro, ma il tuo libro potrebbe anche raffigurare quello che potrà diventare, insomma, un libro di storia. Ecco, un libro di Però storia di un periodo dal punto storico. di vista magari poi di emozioni e sensazioni, perché chiaramente io mi sono Sì. limitata, diciamo, a raccontare quello che accadeva, cercando poi di dar spazio a delle riflessioni, ma non sono scesa su questioni politiche, cioè Esatto, Green molto, Pass, molto Novax, imparziale, Provax, tutte queste sì. questioni, perché secondo me non avrebbe avuto senso. Quindi io ho scritto proprio tutto quello che ho provato, quindi a livello storico magari nel senso di emozioni. Sì, Ma diciamo sai, che. allora io credo che chiunque si rivedrà in quello che ho scritto, perché Esatto. come dicevo poco fa, appunto è stata una pandemia a livello mondiale, quindi è qualcosa che abbiamo vissuto tutti, Sì, indistintamente. Magari io il sì, sì. giorno prima, che so, il giorno X, io stavo bene, tu stavi male, l'altro piangeva, l'altro rideva, quello scherzava. Quindi dico, abbiamo tutti vissuto questa situazione, diciamo, in maniera poi tra l'altro anche abbastanza forte, no? Sì, infatti ha portato molti anche ad ammalarsi d'ansia Io sì, di ho problemi scritto X, insomma. la copertina del libro che ti faccio vedere, Sì. ovviamente, anche se lo conosci. Allora, dietro io ho scritto che ciascuno di noi porterà per sempre addosso i segni indelebili di questa pandemia, proprio per Esatto. questo, perché Sì. chiunque li porterà addosso e chiunque si rivedrà in tutto ciò che appunto andrà a leggere eventualmente se lo Non farà. sarà una cosa dimenticata, non verrà mai dimenticato. Quindi sicuramente lascerà un po' traccia di un accadimento triste, sconvolgente, ma sicuramente ecco, sarà anche un modo per insomma, ritrovarsi in quel periodo e poter dire un domani che ritroveremo la nostra libertà
insomma, confrontare i due periodi e dire adesso stiamo meglio, stiamo bene. Quello ce lo siamo un po' lasciati alle spalle. Allora, io credo che adesso siamo un po', come dire, secondo me siamo ancora un po' incerti, nel Sì, senso che non siamo esatto. frastornati, scusami, perché viviamo una situazione che è incerta, perché effettivamente sì, siamo alla fine della pandemia, ma ancora non siamo alla fine vera e propria, cioè si parla di questo Assolutamente. inizio della fine, ma sostanzialmente diciamo non è così. Perché ancora non abbiamo, diciamo, la certezza che questa sia finita, no? Almeno da come poi riportano i media e tutto ciò che vogliamo. Esatto. Quindi io non so se sarà meglio o peggio di prima, però sicuramente dico, abbiamo questa speranza che finalmente si sia messo un punto a quello che è stato. Sì. Poi se ci ha cambiato nel bene e nel male, certo questo dico è una cosa che soltanto col tempo potremmo capire. Forse ricollegandomi al tuo testo, sì, perché molte cose sono tornate in voga, no? Alla L'unione normalità. familiare, l'umanità, l'affetto, che magari prima si tralasciavano, si mettevano da parte. Sì, Quindi secondo me infatti. sì. A chi dedichi questo libro, insomma? Ah, guarda, io l'ho scritto all'inizio, Sì. quando, se vuoi te lo leggo. Ho detto alla mia famiglia, ai miei nonni, a chi non c'è più ma vive nel mio cuore, agli amori impossibili, folli e veri, a quelli che durano per sempre, a chi ha il coraggio e la forza di rialzarsi, a chi non ha più un sogno in cui credere ma continua a sperare, a me, a voi, alla nostra rinascita e a tutto ciò che sarà. Perché chiaramente noi stiamo attraversando adesso quella fase di rinascita, Certo. anche se magari non ne siamo consapevoli ancora al 100%, ma sicuramente siamo già nella fase in cui possiamo parlare di rinascita, no? Ovviamente sì, certo. No, infatti sarà secondo me una buona rinascita, anche se saremo un po' tartassati dalle tasse, perché questo ci ha lasciati un po', ecco, uno strascico. Sì, diciamo stanno recuperando un po' adesso sulla crisi che si è generata da questo. Però diciamo che speriamo non ci siano altre pandemie, mettiamola così. In caso Sì, scriviamo un altro libro, che ne pensi? Esatto. scriviamo diario di quarantena parte 2. Io spero di no, sinceramente, spero di Ma non scriverlo, però no. però eventualmente insomma Anche avremo un perché ho altro. altri progetti che non c'entrano nulla con il diario di quarantena, quindi dico, Però diciamo speriamo, che insomma, di scrivere qualcosa di diverso. dove possono trovarlo questo libro, i nostri radioascoltatori? Allora, al momento è disponibile su ilmiolibro.it. Non so se a breve comunque sarà anche disponibile su Amazon, Feltrinelli, però al Perfetto. momento esclusivamente su ilmiolibro.it. Eventualmente Quindi per chi è interessato può. li terremo aggiornati. Ovviamente se vuoi Certo. dare appunto nuovamente il nome del libro e il Sì, sito internet. diario di quarantena, questa è la copertina. Perfetto. Lo trovate appunto sul sito che vi ricorderà nuovamente la nostra Alessandra, cioè il sito è Ilmiolibro.it. perfetto, ti ringrazio per essere stata qui con noi. Un buon proseguimento e buona scrittura, perché sicuramente scriverai appunto dell'altro. Sì. Ci sono Grazie. già dei progetti in mente, vedremo Vedremo cosa cosa uscirà. accadrà. Va Magari ti riospiteremo bene. qui per gli altri progetti, insomma. Grazie Sì, con piacere, va bene. mille. Certo, grazie a te. Ciao, Ciao. ciao a tutti.